Ciao a tutti, ben ritrovati dal vostro AndreLink91 su YokaiWatch 2. Come detto nel video di Pokémon Light Platinum, praticamente appena finisco la storia che c'è da fare qua da Rilandia, torno a Valdoro e prendo Buccinian, ok? So come si fa, ma non ho visto altro, so solo il metodo per prenderlo. Quindi tutto il resto è oscuro, all'oscuro, diciamo. Ho letto che potrebbe essere una fusione. Ma non so di chi, perché non so neanche come è fatto Buccinian. So solo come prenderlo, ok? E so anche come prendere Dracunian, quindi penso che posso anche prenderlo appena. Dracunian forse posso prenderlo anche dopo aver fatto il livello della scuola. Quindi potevo prenderlo, ma lo prenderò anche insieme a Buccinian nello stesso episodio, comunque sia. Ma andiamo avanti per il momento. Questa deve essere la parte della demo. Non so se è uguale, non so se è diversa. Vedremo come si svolge la cosa. Mi stavo aspettando. Ehi, chi va là? Ho atteso per 60 anni il momento in cui sarebbe arrivato il possessore dello Yokai Watch. Il possessore dello Yokai Watch? Stai parlando di me? Che in parte rivoglio la mia brioche immediatamente. Pam! Nie! Riprovaci, Shibayen, riprovaci, dai. Ho sbattuto contro qualcosa. È ora di usare lo Yokai Watch, Andrea. Mi sembra che c'era qualcosa qui al lato. Non c'è nulla. Devo ammettere che ho provato ad andare via da Rilandia, prima di fare appunto questo tratto di gioco, ma non ho potuto. Quindi per questo ho detto che appena finisco la quest che c'è da fare qui, provo ad andare indietro, vedo se si può andare indietro e quindi appunto prendere gli yokai che mi servono. È stato uno yokai, piccolino, eh. E questo cos'è? Mi fai solletico. Oh cielo, non ci credo. Wow, com'è possibile una cosa del genere? È davvero enorme! Questo yokai è incastrato nel capanno? Beh, per la maggior parte. Esatto, di interrompermi, ma potresti tirarmi fuori da qui? Vuoi che ti aiutiamo noi? Non abbiamo molta scelta se vogliamo arrivare a fondo di questa faccenda. Ok, allora, pronti a tirare? Coraggio, uno, due, tre! Tira, tira! È uno yokai cubo. Meganian! Meganian? Oh, grazie per avermi salvato, mi serve solo un momento. Ok, abbiamo molte cose da discutere, ma prima devo testare la tua forza. Mi sembra che gli yokai nella demo fossero più o meno al livello che ho io. Allora, vi dico subito che rimpiazzo Sudon Sudon con Buccinian, ok? Quindi Buccinian va al posto di Sudon Sudon perché comunque sia è uno yokai. Quanta vita c'ha? Ah, insomma, un pochino. Ce n'è ancora un pochino. Perché comunque Buccinian, dicevo, è un yokai difensivo. Stavo per chiamarlo Pokémon. Porca miseria. Ci siamo allora? Dai. Pemmete! Ah, così, eccolo qua, è andato, va. Facile facile, come nella demo. Ma forse nella demo ha durato un pochino di più, è durato. Ha durato, perché dialetto, ha durato. Oh, sei più forte di quanto sembri. Grazie, guarda, è un bel complimento, davvero. Guardate qua, sembra una specie di valvola per l'aria. Ah, è lì che nascondi la mia brioche, vero? Nia 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 nia! Shibayan, tutto a posto? È troppo bello quando corre. Ehi, dove sei, Nia? Io sono Overgnan. Sì, ma tranquillo. Overgnan. È bellissima la scena quando fa vedere lo yokai col suo nome che compare come nell'anime.
Peccato che non lo facciano con tutti. Mi spiace di esserci incontrati in circostanze così bizzarre. Interessante. Hover ne può svolazzare. Forse ha a che fare per il fatto che si chiama Hover? Come uno spirito fluttuante? Non so se ti sei accorto, ma anche Whisper fluttua. Perché è un fantasma. Sì, uno spirito destinato a vagare per sempre in questo mondo, dato che il tempo si muove intorno a lui e è costretto a fluttuare giorno e notte. Non è molto chiara come cosa. Ma Hover e Nemeganian sono lo stesso yokai? Proprio così. Ho aspettato per parecchio tempo che qualcuno come te. Eh? Ma nessuno aveva le tue capacità. Ho atteso settimane, mesi, anni. Dopo un po' senza che me ne accorgessi ho assorbito troppo potere. E in un lampo sono passati 60 anni e sono diventato Meganian. Cavoli, deve essere stata dura. Potevo fuggire da questo capanno solo come spirito. Ero come in prigione. Ho continuato a cercare e sono giunto fino a Valdor, dove ci siamo incontrati. Sì, in effetti è vero. Ora tutto ha un senso. Hai ingrandito la brush solo per portarmi qui. Non esattamente. Quella volevo mangiarla e basta. È per questo che rendi cibo così grande, per mangiarlo? Beh, è ovvio, no? Quel cibo piccino che mangiate non bastava a riempirmi. Ok, Hovernir, ma perché mi stavi cercando? Perché mi serve il tuo aiuto per aiutare Na... Cioè, un mio amico. Un amico con cui condividi un legame profondo. Un amico? Di chi stai parlando? Beh, ho tanto da raccontarti. Stava per dire Nathaniel, ovvero il nonno. Ma solo dopo un'altra brioche. Ha ancora fame? Quanto è carino. Però Dragonian è ancora più carino. Ok, e finisce così questo capitolozzo. Vediamo quale inizia. Indietro, oh mio Dio, sì, era ora. Era ora. E vai. Però mi sa che non potrò tornare a Valdor per il momento. Vero, Hovernian? Ti faccio le mie scuse per averti fatto aspettare mentre mangiavo. Hovernian, ora ci dirà di più su questo amico che ha bisogno di noi? Sì, lui è tuo nonno. Come dici, mio nonno? Esatto, Nathaniel Adams. Ehi, sì, è il suo nome, come caspita ne fai a saperlo? Perché non ci hai detto prima, miau? Ma non ho modo di aiutarlo, il nonno è morto tanto tempo fa. Sì, non possiamo fare niente, miau. Poi, invece sì, se vieni con me. 60 anni indietro nel tempo, Andrea. Indietro del tempo? Ma come? Con questa, una pietra del tempo. Posso usarla per teletrasportarci sani e salvi fino all'epoca che vogliamo. Se funziona davvero potremmo salvare tuo nonno quasi sicuramente. Sei pronto, Andrea? Aspetta, cioè, non dirmi che vuoi partire proprio adesso. Su, pietra del tempo, fai una rima per tornare al tempo di prima. Io! Wow. Wow! Che figata! Povero Whisper. Yeah! Hop! Opla! Madonna, è morto. Cioè, è già morto, ma capiamoci. Dove siamo? Siamo a Rilandia, ma 60 anni fa. Scusa? Siamo davvero tornati indietro di 60 anni? Scusa? Cos'è successo? Abbiamo veramente viaggiato nel tempo? Ho detto scusa, stai rovinando la mia bellissima silhouette bulbosa. Quando vedrai Nathaniel avrai la prova che abbiamo viaggiato nel tempo. Non sarà difficile da riconoscere, ti assomiglia tantissimo. Nathaniel è probabilmente a casa sua, dobbiamo cominciare da lì. Andiamo. Stiamo forse ignorando il fatto che potevo restare stirato a vita? E ride. Casa vecchia, quindi vivono... Aspetta, cioè tu mi stai dicendo che praticamente potrei vedere qui, così? C'è una lucertola. Ma una cosa mi chiedo, no? Dovrei andare a casa, però se andassi a fare un giretto prima perché vorrei vedere una cosa, no?
Ah, ok. Qui al cimitero non mi sembra ci fosse qualcosa da prendere indietro nel tempo. Ah, ma c'è solo una tomba. Beh, certo. L'altra è di Nathaniel, nel presente, dico. Brutta cosa. Nathaniel, dove sei? Sono io, Hovernian. Sembra che non sia qui, dove altro potrebbe essere? Forse nella sua base segreta. Base segreta? È il nostro nascondiglio segreto. È nella foresta qui vicino, seguitemi. Ah, so dove è! Lo so, è quel posto in cui non ho visitato, cioè in cui non ho fatto. Insomma, fatemi spiegare. Allora, è il posto dove non sono andato a vedere, che non volevo approfondire perché ci avrei fatto un video extra. Ma dato che ci andiamo adesso, va bene lo comunque. C'è un ragazzo che fa grrrr. Che succede? Quella persona è stata incantata da uno yokai spettrale. Cos'è lo yokai spettrale? Ora incanto anche te. Che cazzo era? Cosa è saltato fuori? Mio yokai watch non percepisce niente. Come non lo vedi? È solo la cosa più orribile che abbia mai visto. È uno yokai spettrale, un essere maligno che rovina il nome degli yokai. Quanto è brutto. Sembra il mostro che ha mangiato i bracci. Cioè, che ha mangiato, che stava cercando di mangiare il braccio a Gatsu in Berserk. La bocca è uguale. Cioè, praticamente Gatsu il braccio se l'è strappato via con una lama spezzata, ma giusto per farvi capire quanto era violenta la scena. E dopo il mostro si è mangiato il braccio. Ma questo c'ha la stessa bocca. Incantano gli umani, li spingono a fare azioni cattive e seminano il caos. Praticamente questo yokai esiste tutt'oggi. Terrificante. Miao, sta venendo di qua. No, Whisper, no. Whisper? È stato incantato, non c'è niente ora che io possa fare per lui. Potevi fermarlo prima allora quel mostriciattolo. Che cosa facciamo? Vuela. Ecco! Arrivo al massimo! Sì! Yeah! Esci dal suo corpo, yokai spettrale! Yeah! Ah, oh, ai! Ah, ok, Alma Maximo! Sconfiggi i mali del mondo con amore, fegato e coraggio. Maximus Mask, invincibile eroe, difensore di tutti, il mondo è mio amico. Miao, che? Gli erai non perdono tempo in chiacchiere, al massimo! Non so se ti sei accorto che c'è un ragazzo uguale a te. Ah, oh, cielo, dal villaggio arrivano voci inquietanti. È troppo pericoloso per essere qui, corriamo alla base segreta. No, alla base segreta. Mia ce l'ho aggiunto per sbaglio. Oh, sì, so che era di là. Aspetta un attimo. Ah no, 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 niente, non si può fare. Sì, infatti. Dai che non ti caschi in acqua, su. Eccola qua. No, forse non è il posto che volevo visitare io nell'altro episodio che non ho visitato. No, questo è un altro posto. Ma va bene lo stesso, credo, eh. Va bene uguale, va bene uguale. Questa è la base segreta del nonno. Oh, Verina, perché cavolo hai portato qui questa gente? Oh, quel costume sei quello che mi ha piccato come un pazzo! Se fossimo rimasti lì fuori ci avrebbero attaccati di nuovo, giusto, Nathaniel? Nathaniel, stai dicendo che questo ragazzino è il nonno di Andrea? Wow, è proprio come diceva la donna, il nonno è veramente forte! Nathaniel, questo è tuo nipote, Andrea. Ok,
Mio nipote, che cosa stai dicendo? Overnen, non dirmi che è stata la pietra degli yokai spettrali! Invece sì, l'ho portato qui da 60 anni nel futuro per aiutarti. Non ho bisogno di aiuto, posso combattere gli yokai spettrali da solo. Ma abbiamo fatto tutta questa strada per il tuo amico Overnen. Io non ho amici. Overnen non è tuo amico? No, non lo è. Adesso ho cose importanti da fare, quindi me ne vado. E non voglio ritrovarvi qui quando torno. Ma è un pezzo di merda. Nonno, aspetta! Manco Overnen ci capisce niente, infatti. Mie, se n'è andato? È riuscito a seminare anche un valletto di yokai scattante come me. Sì, visto che è uscito dopo di me, è probabile. Il nonno è veramente veloce. Dove potrà essere andato? Ho detto di avere cose importanti da fare, ma... Forse troveremo degli indizi nella base segreta. Buona idea. Ehi, quanti? Invincible Croc. Difensore di tutti, eh? È forse... Oh! Un eroe dei vecchi tempi, molto simile a sottoscritto, a dire il vero. Natalia ha una grande ammirazione per il suo eroe, Maximus Max. Wow! Sconfiggi il male del mondo con amore, fegato e coraggio. Maximus Max, invincibile eroe, difensore di tutti, il mondo è mio amico. Ehi, sembra quello che Natalia ha detto quando ci ha salvati. Natalia ama parlare come Maximus, pare che conosca tutti i suoi motti. Oh mio Dio! Overnen, questo è... uno Yokai Watch? Esatto. Questo taccuino è pieno delle invenzioni e degli schemi di Nathaniel. Nathaniel è colui che ha costruito il primo Yokai Watch. Cosa? No, 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 Steve... Oh mio Dio, no, 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 no. Non voglio continuare a leggere, no. No! Io non posso continuare a leggere... Non è possibile. Vi prego, ditemi che non è vero. Steve Jobs? Davvero Steve Jobs? Ha inventato il primo Yokai Watch? Whisper. Eccolo là. Un Yokai di Steve Jobs, creatura di questo leggendario dispositivo. Ma chi ha costruito il primissimo Yokai Watch molto prima di lui, o tecnicamente colui che lo inventerà, è Nathaniel. Oh mio Dio. Con lo Yokai Watch di Nathaniel potrei combattere gli Yokai spettrali. In che senso? Allora, il fatto che lo abbia creato questo Steve Jobs, diciamo, è un buco enorme nella trama di Yokai Watch. A meno che non venga spiegato più avanti nel gioco, a meno questo. Però in questo caso è un buco di trama enorme. Pare che lo Yokai Watch di Nathaniel renda visibili anche gli Yokai spettrali. Dato che è inutile nella nostra epoca, questa funzione è stata poi rimossa. Wow! Sarebbe perfetto se potessimo far completare a Nathaniel la sua opera. Secondo i suoi appunti gli mancano solo dei pezzi provenienti da tre posti. L'ora di Vitaliano, il santuario Selva Oscura e le acciaierie Valdoro. Con le parti trovate in questi tre posti sarà in grado di completare l'orologio. Bene, ha quasi finito, andiamo a prendere le parti mancanti. Sì, e potremmo anche imbatterci nel nonno lungo la strada. Tutti e tre i posti sono a Valdoro del passato. Non credo che i suoi abitanti la chiamino del passato. Ok, forza! Dobbiamo prendere il treno a vapore alla stazione di Arrilandia. Sì, ma c'erano anche altre cose. Io volevo... Ah, posso anche andare qua sopra? Bene. A questo punto, Cuccio, direi che posso fermare qui l'episodio, anche perché comunque se nel prossimo ci sarà davvero da lavorare tanto, e potremo anche esplorare la Val d'Oro del passato. Che succede? Perché siete così stanchi, lenti e spenti? Non pensavo che avremmo dovuto camminare così tanto. Ah, sembra non esserci un autobus per la stazione in quest'epoca. Overnen, non potevi usare la pietra del tempo per aiutarci? No,
La pietra del tempo ti fa viaggiare nel tempo, non nello spazio, pigrone. E inoltre non ce l'ho più. Ho usato l'ultima che avevo per portarvi qui. Cosa? Vuol dire che siamo bloccati nell'epoca del nonno? Niente paura, non sei intrappolato in quest'epoca, Andrea. Conosco lo yokai che ci può aiutare. Ah, figurati se esiste uno yokai con un potere così utile e fantascientifico. Certo che esiste. Se la memoria non mi inganna, gli piace riposare proprio qua da qualche parte. Puoi usare il tuo yokai watch per aiutarmi a trovarlo, Andrea? Che sia... Non può essere. Perché c'è lui? Ah! Non è quello che pensavo io, allora niente. Trispecchio, ok, è simile. Rispecchia, che cosa posso fare per te? Chi ha bisogno di un abbraccio? Mi è passato di tempo, Trispecchio. Overnian, non ti vedo da secoli, dove eri finito? Così lui è un tuo amico, Overnian? Ragazzino, somigli tantissimo a Nathaniel. Lui è il nipote di Nathaniel e ha bisogno del tuo aiuto per viaggiare nel tempo. Nipote, wow, è identico! E di certo aiuterà il mio nuovo amico. Bene, un nuovo amico yokai. Ah, ha una voce molto più anziana di quella che gli ho dato io. Ma va bene, lo stesso. Ok, allora, Trispecchio, dimmi tutto quanto quello che devo sapere per viaggiare nel tempo, io bro. Oh! Wow. È davvero così facile diventare tuoi amici? È un tipo amichevole, apre il suo cuore a chiunque ne abbia bisogno. Al momento abbiamo più bisogno di viaggi nel tempo che di abbracci. Comunque ora possiamo viaggiare nel tempo, bello avere un amico così, eh? Usa Trispecchio per viaggiare nel tempo, ti porterà a fare nuove scoperte e vivere moltissime avventure. Ok. Se c'è qualcosa che devi fare nella tua epoca, torni dietro con Trispecchio. Non c'è pericolo di restare bloccati qui. E ora, tutti a Valdoro del passato! E invece no! Io voglio andare indietro nel tempo! Nel prossimo episodio andrò prima a Valdor del presente. Prenderò Bucinian, vedo se posso anche prendere Dragunian, poi torno indietro nel tempo e vado a Valdoro. Ok? Quindi Cuci, per questo video è tutto, spero vi sia piaciuto. Vi ricordo che in descrizione ci sono link per Facebook e Twitter e se non siete ancora iscritti al canale iscrivetevi e ci vediamo nel prossimo video. Bye bye!